One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Mamma Mia è stata una canzone di grande successo del repertorio degli ABBA, un gruppo pop svedese che ha imperversato negli anni 70. Questa formazione è passata alla storia per essere stata la prima in lingua non anglofona ad avere successo in tutto il mondo. Hanno venduto 400 milioni di dischi e hanno frantumato molti dei record detenuti fino a quel momento. Dopo qualche anno dal loro scioglimento, avvenuto nel 1982, la loro musica è diventata iconica. Talmente tanto che a un certo punto, nel 1999, a distanza di molti anni dalla fine del loro percorso musicale, una canzone, che è per l'appunto Mamma Mia, diventa un musical in cui si racconta una storia condita con i maggiori successi proprio degli ABBA. Lo show debutta a Londra e rimane fisso in un teatro fino al 2004. Dopodiché vengono effettuate repliche a Broadway e poi allestite produzioni in Italia, in Germania, in Francia, in Giappone e in Corea. L'ennesimo successo planetario capace di portare in sala più di 20 milioni di spettatori in tutto il mondo. Due dei cantanti maschi degli ABBA, insieme a Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson, mettono insieme le loro forze per produrre una versione cinematografica di questa storia. Nel 2008, con un cast che comprende innanzitutto Meryl Streep e poi la giovane Amanda Seyfried, contornati da attori come Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Julie Waters, Christine Baranski, la magia si compie di nuovo. Questo film passa agli annali come il musical più remunerativo nella storia del cinema, con un risultato che sfiora i 600 milioni di dollari in tutto il mondo e che 10 anni dopo darà vita a un sequel di buon successo, con lo stesso cast e con una piccola aggiunta di attori come Cher e Andy Garcia. La storia di questa pellicola è semplice e accattivante. È il 1999, ci troviamo a Kalokairi, un'isoletta greca mediamente popolata dove Sophie è in procinto di sposare il suo fidanzato Sky. La ragazza ha una mamma che gestisce un hotel a cui ha dato il suo nome, Villa Donna. Donna è stata una ragazza madre molto indipendente, ha cresciuto la piccola Sophie con le sue forze e si è costruita una vita in quel paradiso terrestre nel sud dell'Europa. Un giorno Sophie trova un diario tenuto dalla mamma quando era ragazza e apprende dell'esistenza di tre dei suoi amori giovanili vissuti più o meno all'epoca del suo concepimento. La ragazza avrebbe sempre voluto conoscere il vero padre, ma Donna le ha sempre negato questa possibilità. L'occasione del suo imminente matrimonio si rivela propizia perché Sophie invita sull'isola tutte e tre gli amori giovanili della madre, allo scopo di scoprire chi è suo padre e auspicando la possibilità che questi possa accompagnarla all'altare. Voglio un matrimonio perfetto e voglio che mio padre mi porti all'altare. Guarda la mia bambina, ha tutta la vita davanti a sé. Ogni famiglia. Ho letto il diario della mamma. Ha un segreto. E ho tre possibili padri. Oh mio Dio! Sull'isola arrivano così parecchi invitati, tra cui gli ex tre amori della madre. Una volta comprese le intenzioni della figlia, Donna cerca con tutte le sue forze di evitare che il piano della ragazza arrivi a una soluzione. Si crea così una girandola di situazioni, alternata a canti e balli che rispolverano il repertorio degli ABBA. Il finale a sorpresa è all'altezza di tutta la storia e bisogna ammettere che la scelta di ambientarlo in un'isola greca ha conferito maggiore fascino a questo film di grande successo. Mamma Mia è disponibile su Prime Video. Fazzoletti 2 su 5. Popcorn 4 su 5. Lo consiglio perché l'isola di Skopelos, la più grande delle sporadi settentrionali dove è stato girato il film, è il posto dove vorreste essere tutti in questo momento. Buona visione!